Fotovoltaico con o senza contatore? Ne parliamo subito dopo la sigla! Elettricista felice. A cura di Alessandro Bari. Con il nostro amico ed è super esperto di normative Alessio Piamonti andiamo a chiarire qualche cosina anche della puntata 307, dove abbiamo parlato con il Massimo Berti di impianti off-grid. Allora noi adesso andiamo a chiarire qualche punto di questi benedetti impianti fotovoltaici con o senza contatore. Cos'è che c'è? Cosa ti prude? Cos'è che ti fa prudere le mani e che te desideri andare a dire a lui, questo omino che ho davanti agli occhi, che sta guardando lo schermo oppure che sta ascoltando in furgone il podcast? Volevo solo fare una precisazione, perché spesso si dice ma impianto ad isola oppure stand alone, off grid, cioè c'è un po' di confusione. Allora volevo spiegare una differenza. Cioè, certo, allora, abbiamo il contatore, o meglio abbiamo l'allaccio alla rete elettrica nazionale, sì o no? Perché se abbiamo l'allaccio alla rete elettrica nazionale, quindi ci sarà il contatore di scambio, che magari non scambia niente perché l'energia dell'impianto fotovoltaico viene tutta autoconsumata in loco, non viene immessa, magari è stato installato un sistema tale che lavora, diciamo ad isola, cioè tutta l'energia la può dare solo verso i carichi. Però esiste il contatore... Però esiste il contatore dell'Enel o comunque del distributore. A quel punto la denuncia, tra virgolette, passami il termine, va fatta. Cioè bisogna dichiarare di aver installato quell'impianto fotovoltaico. Perché tecnicamente te puoi andare a condizionare la rete. Certo, vai a scambiare i profili di carica e scarica, passami, della rete. Quindi i profili di prelievo d'energia. E di conseguenza... anche per, diciamo, una questione, se vogliamo, di statistiche, bisogna che venga dichiarata questa cosa qui. Ok. È diverso invece l'impianto in cui, cioè, non c'è proprio fornitura di energia elettrica. Noi ci è capitato di progettare impianti per quei capanni che pescano i pesci, presente, prima di arrivare al mare ci sono quei canali d'acqua, no? Sì. Lì non c'è fornitura di energia. Uno che si mette o un pannello fotovoltaico con un inverterino e una batteria, o uno che invece si mette un bel impiantino anche abbastanza interessante, con addirittura il gruppo elettrogeno per poter alimentare in caso in cui il sole non c'è, okay? Certo. Comunque sia, non c'è la rete elettrica nazionale e di conseguenza non devo dire niente a nessuno dal punto di vista burocratico. I miei pannelli superano i 20 kW? Ecco, questo, allora, quando i pannelli superano i 20 kW si è soggetti all'agenzia delle dogane, perché uno diventa produttore di energia. Io adesso ti leggo, guarda, ho aperto la pagina e ti leggo, quando è che bisogna sottoporre un impianto alimentato da fonti rinnovabili a questa denuncia all'agenzia delle dogane. Innanzitutto ci vuole una... potenza superiore a 20 kW, e ho chiarito che questa potenza era la potenza nominale dell'impianto, perché fino a poco tempo fa era la potenza di picco. Ah, ok. Quindi tu potresti avere un impianto da 25 kW di picco, che però non deve essere necessariamente sottoposto alla denuncia dell'agenzia delle dogane, perché rimane sui 20 kW come potenza nominali. Va bene. Qui dice: impianti fotovoltaici o comunque da fonti rinnovabili sottoposti a denuncia di Officina Elettrica sono gli impianti di potenza superiore a 20 kW che mette l'energia in rete e l'autoconsuma. Ora, se non c'è la rete... mette l'energia in rete, deve esserci il contatore. Se non c'è il contatore, allora sembrerebbe che io anche con un 40 kW nominali non devo fare una fava. Poi... vogliamo provare a essere più sicuri? Si fa un interpello all'agenzia delle dogane e capiamo che caspita ci dicono. In Italia nulla è chiaro. Quello che ho detto adesso magari non va più bene fra due mesi, perché sai che le robe cambiano ogni giorno. Certo. Si fa un bel interpello all'agenzia delle dogane e gli si chiede una volta per tutte di che morte bisogna morire.
va bene, e vabbè, questo allora lo farò io personalmente e poi lo pubblicherò qui sul canale Elettricista Felice, così andiamo a chiarire anche questa. No, però vabbè, quello che hai letto mi sembra fottutamente chiaro. Allora Alessandro, diciamo un'altra cosa, visto che la puntata l'hai chiamata con contatore o senza contatore. Sì. Fino a poco tempo fa il contatore di produzione, cioè quello che si metteva per misurare esclusivamente l'energia elettrica prodotta dall'impianto, fino a poco tempo fa era obbligatorio metterlo. Adesso sotto i 20 kW fondamentalmente non serve quasi mai, a meno che non ci siano delle condizioni particolari. Ok. Ad esempio, ho un impianto che è incentivato, quindi lui ce l'ha il contatore di produzione, faccio un ampliamento, l'ampliamento lo metto fuori dal contatore di produzione esistente, non lo ributto sotto il contatore di produzione che poi mi danno gli incentivi. Okay, anche sull'ampliamento. Ok, certo. Quindi in base a tutta una serie di criteri che possono cambiare, cioè da smenarsela, potrebbe essere richiesto di mettere comunque il contatore di produzione per la sezione aggiuntiva di fotovoltaico che si va a installare, altrimenti se ne può fare a meno. Ho capito. Va bene, va bene. Senti Ale, ti ringrazio tanto per questo chiarimento. Vuoi aggiungere altro? A me piace perché quando parlo con te ti vengono in mente le cose, cioè ti storta la bocca, no? Ti storta la bocca, ti guardi in giro, sai già che devi dirmi qualcosa, cosa ti sta venendo in mente? Mi è venuta in mente una vecchia puntata, secondo me, che abbiamo registrato a tre. Con il massimo? Sì, perché te in quel periodo ti piaceva fare le cose a tre, Sì, quindi sì, sì. Generalmente non proprio con questa combinazione, però ok, sì, vai. e allora mi sembra, ma una puntata di qualche anno fa, che ci dicemmo al futuro, io dico, secondo me sono le batterie. E lui dice, secondo me invece era un'altra roba che non mi ricordo. Bisognerebbe tirare fuori quella puntata e vedere in che direzione stiamo andando, se avevo ragione io, se c'era da Dai, dire il dai, massimo. figo, vado a vedere, dai, vado a vedervi. Se sei il nostro Nostradamus degli impianti elettrici, degli elettricisti. Dai, vediamo se ci avevi azzeccato. Porca paletta, dovevi investire, te, dovevi investire. Su di te devo investire, buttarti sotto quando ti metti con la macchina. Non su di me proprio. Va Va bene. bene, grazie Dai. caro, un bacio e un abbraccio per tutto quello che ci racconti, un bacio e un abbraccio, Aspetta, facciamo vai. una cosa, teniamoci in contatto doppio, così. Va bene, va bene, va bene, Vai. va bene. Grazie, abbraccio anche a tutti quelli che ci hanno seguito in questo momento, ascoltandoci su YouTube, ascoltandoci su podcast mentre guidano il loro furgone o guardando i tuoi bellissimi occhi su YouTube, e teniamoci in contatto. Wow. Però io devo premere per mettere la sigla. Elettricista felice. Vai sul sito elettricistafelice.it. Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti, che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone.